poi volevo ringraziare tutti coloro che hanno costruito una settimana, una campagna molto intensa. Io da capolista del Collegio Perugia 2 ho girato il territorio in maniera diciamo abbastanza continuativa e quindi volevo ringraziare tutti coloro che hanno messo in campo delle iniziative importanti nelle quali abbiamo conosciuto tante persone. Io ho fatto una battuta, ho detto qui che più che cambia verso, cambia gomme con quello che stiamo girando. Però ecco, voglio fare un ringraziamento a tutti loro. Sul dato politico mi sembra abbastanza inequivocabile. C'è un segnale che purtroppo io dico da iscritto al Partito Democratico, innanzitutto quali sono, l'anno scorso non è stato recepito. Noi l'anno scorso dicevamo, guardate che questo dato dell'Umbria di Renzi dice che noi dobbiamo cambiare passo, cambiare modo di fare politica, cambiare in parte la classe dirigente, cambiare contenuti. Questa cosa l'abbiamo posta nelle sedi opportune. Devo dire che le risposte da parte del Partito Democratico sono state abbastanza flebili. Il dirigente Sì, le dirigenti del Partito Democratico sono state abbastanza flebili e probabilmente qualcuno ieri ai seggi ha capito che le risposte erano state abbastanza flebili e ha rimarcato l'istanza, ecco, diciamo eufemisticamente. Ora, noi abbiamo davanti dei mesi importanti, noi dobbiamo riuscire a, in qualche modo, a far sì che tutto questo consenso sulla candidatura di Matteo Renzi, sul nostro percorso, sia messo a disposizione del partito, ma questo ovviamente significa alcune cose. Noi dovremmo cambiare verso all'Umbria in qualche modo, noi dovremmo fare in modo che quei capisaldi di quel programma oggi siano pienamente nel DNA del PD. Temi come la meritocrazia, temi come il contenimento della spesa pubblica, temi come il contenimento dei costi della politica, temi come un piano sul lavoro anche nella nostra regione, diventano questioni imprescindibili. Io spero che questi siano nell'agenda politica del PD anche in vista del prossimo congresso regionale. Gli umbri ci dicono, Partito Democratico, oggi voi siete, potete essere ancora il nostro riferimento, ma dovete suonare uno spartito diverso, che è quello spartito che trova oggi in qualche modo ancoraggio nel programma di Renzi. Io quindi ecco, ringrazio tutti, sottolineo anch'io delle città significative, soprattutto la Media Valle del Tevere, Todi, Marciano, risultati straordinari sopra l'80%, il Lago Trasimeno uguale, in particolare Castiglione del Lago, insomma sono dati che ci stanno a dire, guardate che non stiamo qui più a aspettare che voi elaboriate il problema, ma vogliamo un cambio di passo veloce e immediato. E purtroppo, per fortuna, le scadenze sono talmente ravvicinate che non potremo più tergiversare.